Gabor a Trenis. Verso la Francia si parla da anni, ma non si fa il raddoppio del binario unico ora bloccato dalla frana di Andora in direzione Piemonte. Rimane calda la questione del terzo valico dei Giovi. I cittadini tornano a protestare contro la sua realizzazione, questa volta nella Vallemme. Sentiamo Giorgio Specchia. Una tenda bianca davanti al cancello del cantiere, falò contro il freddo e tè, caffè contro il sonno. Appuntamento prima dell'alba per il Notav Terzo Valico per bloccare i lavori della ferrovia dell'alta velocità che unirà Genova, Milano e Torino. Per oggi nessun camion entrerà o uscirà dal cantiere di voltaggio lungo la provinciale 16 della Vallemme al confine tra Liguria e Piemonte. Da alcune settimane sono iniziati nuovamente gli scavi e a preoccupare i comitati locali è la possibile presenza di amianto nelle diverse montagnole di terra accumulate in vari punti del cantiere, come racconta Claudio Sanitta, uno dei portavoci della protesta. Nonostante che i sindaci avessero detto che prima di incominciare lo scavo dell'ex foro pilota avrebbero presentato il protocollo amianto, del protocollo amianto non c'è traccia e non è stata avvisata la popolazione del rischio che può correre anche solo respirando una sola fibra d'amianto. Manifestazioni c'erano già state nei mesi scorsi in Val Polcevere e in Valle Scrivia. Quello di stamani è l'ennesimo capitolo della lotta alla linea ad alta velocità del Terzo Valico, i cui lavori preliminari sono iniziati un anno fa. E qui tutti promettono che non sarà l'ultimo. Siamo qua a dimostrare che bloccare il Terzo Valico è possibile. Oggi loro non stanno lavorando e questo è solo l'inizio.